Ripreso oggi in tribunale il processo per il crack della Banca Popolare alla sbarra. Cominciano gli interrogatori degli indagati, ma l'ex presidente Gianni Zonin annuncia la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere. Un ragazzo spara colpi di pistola in stazione mirando a due ragazze e semina il panico e terrore. La polizia rintraccia e denuncia un minorenne già a capo di una baby gang. L'arma sparava pallini di plastica. Nella notte i banditi hanno rubato 500 capi di abbigliamento alla Pony Confezioni. Il danno si aggira almeno sui 300.000 euro. Il titolare è il presidente del mandamento di Confartigianato. Il caso Vicenza approda sui quotidiani nazionali. Lo scontro sulla clausola antifascista infiamma la città, rischia di far salire la tensione sociale. Il maltempo di queste ultime settimane sta mettendo a rischio i prodotti dell'agricoltura. Le ciliegie scoppiano perché gonfie d'acqua, anche le olive stanno soffrendo. Accordo fra comune e gestori di locali pubblici, rafforzata la collaborazione per eseguire controlli dentro e fuori i bar. Intanto arriva anche il via libera gratis ai plateatici. Presentata oggi la stagione dei classici all'Olimpico, un cartellone che ha dovuto fare i conti con l'emergenza Covid-19. Ne parliamo in studio col direttore artistico Giancarlo Marinelli. Vicenza, riparte! Vieni in città e parcheggia con l'app IM Facile e approfitta delle promozioni sulle tariffe della sosta. www.immobilita.it. Buongiorno e ben ritrovati al telegiornale di prima edizione in questo giovedì 11 di giugno. In primo piano torna il processo per il crack della Banca Popolare di Vicenza, processo che è tornato in aula questa mattina, sono proseguiti gli interrogatori degli stessi indagati, ma c'è stato anche l'ex presidente Gianni Zonin che ha preso la parola per dire di volersi avvalere della facoltà di non rispondere. Ci racconta tutti i particolari in collegamento il collega Tommaso Quaggio. Tommaso. Buongiorno, Tiziano dal Palazzo di Giustizia di Vicenza, dove questa mattina è ripartito a porte aperte il processo per il crack della Popolare di Vicenza, un processo ovviamente che ha subito alcuni rallentamenti legati al lockdown e all'emergenza coronavirus. Un'udienza era già stata fissata lo scorso 20 maggio, ma era stata aperta e chiusa e rinviata la data di oggi perché molti avvocati e imputati non potevano spostarsi tra regioni. Spostamenti extraregionali che sono ripartiti dallo scorso 3 giugno. Allora questa mattina sul banco dei testimoni è salito l'ex vice direttore generale Paolo Marin, difeso dall'avvocato Lino Roetta. Una testimonianza, la sua, che probabilmente durerà per tutto il giorno. Al momento gli imputati che hanno testimoniato oltre a Marin sono due, Giuseppe Zigliotto e l'altro vice direttore generale Andrea Piazzetta. Questa mattina invece l'ex presidente della Popolare Gianni Zonin ha ribadito ai giudici che si avvarrà della facoltà di non rispondere e che quindi non salirà sul banco dei testimoni. E dal Palazzo di Giustizia è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Tommaso, noi proseguiamo con, ancora con la cronaca. Un ragazzo di 17 anni, già a capo di una baby gang, spara con una pistola in stazione a Thiene scatenando il terrore. La polizia locale lo ha individuato poco dopo al parco Aldo Moro e denunciato. Le pistole erano riproduzioni in grado di sparare pallini di plastica. Il terrore si è scatenato ieri pomeriggio intorno alle 16 alla stazione ferroviaria di Thiene. Un ragazzo è entrato fra le persone in attesa del treno brandendo una pistola e sparando diversi pallini, alcuni direttamente in direzione di due ragazze che sono fuggite in preda al panico. L'allarme tempestivo ha fatto convergere in zona due pattuglie della polizia locale, i cui agenti si sono messi subito alla ricerca del responsabile. Il ragazzo in questione, un 17enne, noto per essere stato alla guida di una baby gang che negli anni scorsi aveva creato non pochi problemi in città, è stato ritrovato nel vicino parco Aldo Moro. Stava serenamente chiacchierando con altri ragazzi. Il controllo ha permesso di trovare nello zaino di un 16enne due pistole di metallo, perfetta riproduzione di vere pistole automatiche, senza tappo rosso e in grado di sparare pallini di plastica. Quella che potrebbe sembrare una semplice bravata è in realtà un campanello d'allarme, poiché la persona che ha utilizzato quelle armi giocattolo alla stazione
in realtà una persona già nota alle forze dell'ordine per alcune rapine in danno di adolescenti che erano state perpetrate circa 2 anni fa. Chiaramente è una situazione preoccupante che terremo monitorata a dovere. Il ragazzo, che era stato visto esplodere i colpi in stazione, ha detto di essere un giocatore di soft air, ma non ha dato spiegazioni circa il fatto di aver portato fuori casa quelle armi o del perché abbia voluto spaventare i viaggiatori. I due giovani sono stati portati al comando della polizia locale dopo aver avvisato i genitori. Entrambi sono stati denunciati per il porto abusivo delle armi e per procurato allarme, mentre le pistole sono finite sotto sequestro. Ancora la cronaca da Noventa. Prima hanno rubato un furgone di una ditta vicina, poi lo hanno usato come ariete per abbattere i portoni di accesso al capannone della ditta Laponi Confezioni in via della Cooperazione a Noventa. In questo modo ignoti hanno avuto facile accesso al magazzino della ditta di proprietà di Riccardo Antonio Barbato, 53 anni, presidente del locale Mandamento di Confartigianato. L'azienda aveva già pronto 400-500 abiti di alta moda pronti per essere consegnati. Sono stati presi in consegna dai ladri che in questo modo hanno racimolato almeno 300.000 euro di bottino che è stato caricato su un secondo veicolo pronto per la fuga. L'allarme ha fatto intervenire sul posto i carabinieri di Noventa con la sezione operativa della Compagnia di Vicenza che dopo i rilievi hanno iniziato le indagini cercando di trovare indizi utili anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Torniamo in città perché il caso Vicenza approda anche sulla stampa nazionale con un corsivo a firma di Paolo Berizzi sulla Repubblica di questa mattina. Il caso è quello della clausola antifascista tolta dal regolamento comunale per la concessione di spazi pubblici. Su questo tema l'assessore Silvio Giovine ha ricevuto delle minacce e questa mattina si è recato in questura per presentare regolare denuncia, ma per capire e inquadrare la vicenda questo servizio. Il Comune di Vicenza abolisce la clausola antifascista ed è bufera. Ieri sera, secondo noi, si è scritta una delle pagine più tristi del Consiglio Comunale. Nell'occhio del ciclone finisce il sindaco. Il sindaco Rucco deve togliersi la fascia tricolore e non sentirsi più di andare a rappresentare i cittadini vicentini dopo questa pagina vergognosissima per la nostra città. Alle 18 di lunedì 9 giugno, mentre in piazza andava in scena la protesta, in Consiglio Comunale la norma che imponeva di sottoscrivere una dichiarazione di ripudio del fascismo a chi chiedesse uno spazio pubblico per attività politiche e sociali veniva cancellata. Il giorno dopo fioccano comunicati, dichiarazioni e note come quella congiunta di tutto il Consiglio Comunale di minoranza, secondo il quale l'amministrazione, che si è presentata come civica, sarebbe oramai scivolata sempre più nelle braccia della destra più estrema. Io non credo che Vicenza sia una città di destra, io penso sia una città moderata che ricorda il sacrificio di tanti e le 2 medaglie d'oro. Una vergogna e un brutto segnale, tanto più in un momento storico particolarmente delicato come quello che viviamo. Così Achille Variati, sottosegretario all'interno, ma soprattutto ex sindaco di Vicenza. Tutto questo una gravissima responsabilità ha il primo cittadino. Il sindaco Rucco in questi giorni e nella discussione non è mai intervenuto. Ci ha lasciati parlare, ci ha lasciati litigare, ci ha lasciati alzare muri perché ognuno è rimasto nella sua posizione. È Francesco Rucco a finire sulla graticola, mentre il suo assessore e promotore dell'abolizione Silvio Giovine conferma sui social, primi in Italia. Ieri si è parlato di tutto tranne che del regolamento tecnico, quindi voglio dire nessuno si è preoccupato di dare risposte alle difficoltà che hanno i cittadini tutti i giorni con la burocrazia, abbiamo semplificato il regolamento. La polemica continua e il 18 giugno sarà nuova manifestazione di piazza con il centro sociale Bocciodromo. E alle 19.25 continueremo a esplorare questa vicenda attraverso la voce dei cittadini di Vicenza, attraverso quello che sta accadendo sui social e avremo spazio anche appunto per gli organizzatori della manifestazione del Bocciodromo. Adesso invece cambiamo argomento e parliamo di maltempo, un maltempo che mette in crisi l'agricoltura. L'eccesso d'acqua fa esplodere le ciliegie, perso almeno un terzo del raccolto nella varietà tardiva, a rischio anche la produzione di olive.
Da un eccesso all'altro, come ormai succede puntualmente. Mesi interi senza vedere quasi una goccia d'acqua dal cielo e poi all'improvviso diluvi torrenziali. L'agricoltura paga pegno al clima impazzito. A farne spese in tarda primavera sono ancora una volta soprattutto le ciliegie. Nel 2019 il maltempo azzerò i raccolti. Quest'anno la pioggia è arrivata un mese dopo e ha compromesso soltanto le varietà tardive. Nel Marosticense almeno un terzo dei frutti è perso. Gli eccessi di pioggia creano quell'effetto che si chiama cracking, quindi rottura, diciamo, della ciliegia che non la rende più commercializzabile. I produttori che contano oggi i danni più pesanti sono quelli che non sono già corsi ai ripari. Alcune aziende hanno iniziato a coprire i loro ciliegeti con reti antigrandine e anche con reti antipioggia in maniera tale da salvaguardare la produzione. A rischio anche altre piantagioni. I nubifragi a fioritura appena conclusa, ad esempio, possono lasciare il segno sulla qualità delle olive che stanno spuntando sui rami. Molto peggio è andata in altre aree del Veneto martoriate dalla grandine, dal Veronese alle colline del Prosecco. La regione è pronta a dichiarare lo stato di calamità, oltre a presentare un piano per risollevare il settore dall'emergenza Covid. Lo stop a ristoranti e mense ha messo in ginocchio alcune filiere. Metteremo in campo molte risorse sia per restaurare le perdite ma anche per dare liquidità alle imprese agricole del Veneto per appunto far superare questo momento così difficile. Il lento ritorno alla normalità dopo l'emergenza Covid hanno riaperto le materne del comune di Vicenza, 16 strutture per 300 bambini. Noi siamo stati alla scuola Palladio. Fasce bianche e rosse a delimitare le aree gioco, un gruppo alla volta in ciascuna delle tre aree, perché alla materna si è tornati, ma seguendo tutti i protocolli anti-Covid-19. Misurazione della temperatura e copriscarpe, tanto per cominciare. Abbiamo tre gruppi di bambini, ecco qua, questo è il primo gruppo di 5 bambini. Qui si lavora con la pasta magica e si gioca, tutti a debita distanza. Ecco, quest'altro gruppo sta giocando con le scatole azzurre. Un altro gruppo gioca nella sabbionaia formato mignon, granelli rinchiusi in una scatola, ognuno la sua. Anche al bagno il gruppo dei gialli ha rubinetto giallo, i blu devono utilizzare i servizi distinti dal circoletto blu. Questa amministrazione dà la risposta ai cittadini, ai piccoli cittadini in primis che ne hanno tanto bisogno, hanno bisogno di rincontrarsi, e alle rispettive famiglie che così potranno organizzare la loro giornata e recarsi al lavoro con maggior tranquillità. Tutt'altro che tranquillo il sindacato, che si era opposto e non è d'accordo con questa apertura lampo fino al 30 giugno per 16 istituti comunali e 300 bambini vicentini. In ballo c'è la sicurezza degli insegnanti, ma per l'assessore non sono polemiche, ma opinioni diverse. Punti di vista che ci hanno fatto fare delle riflessioni, ci hanno fatto fare dei controlli quasi maniacali su quello che stavamo facendo, che ci hanno fatto prendere delle misure di prudenza, dopodiché quando si fanno delle scelte è impossibile trovare l'accordo di tutto, io devo rispondere ai miei cittadini. E ci sono altri cittadini che ieri hanno manifestato a Roma, sono i titolari delle discoteche preoccupati che il loro settore non possa ripartire con le regole che sono state definite fino a questo momento. Se ne è parlato questa mattina a Marghera durante il punto stampa, ecco quello che ha detto il presidente Luca Zaia. La verità è che noi dipendiamo poi da tutti i servizi di prevenzione, da quello che poi è il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Oggi pomeriggio, comunque vi anticipo, alle 16 abbiamo una conferenza dei presidenti proprio per parlare di questo. Considerate che sul fronte degli spettacoli sembra che il governo voglia procrastinare le aperture addirittura a metà luglio. Sto parlando delle discoteche, per dire, no? E quindi c'è tutto un ragionamento da farci con non poche difficoltà, perché giustamente sono attività produttive, c'è occupazione, c'è promozione turistica, un servizio che si dà al turismo, quindi stiamo cercando un po' di seguire questa cosa. Oggi alle 4, ho sentito proprio Bonaccini stamattina, oggi alle 4 ci sarà questa videoconferenza dei presidenti per discutere proprio di questi temi. C'è un DPCM in redazione, sappiamo per certo che il governo lo dovrà fare prima del 15, perché poi scade tutto, quindi dovrà rinnovare delle misure, perché altrimenti se non ci fosse un nuovo DPCM è tutto aperto. E quindi capiremo da quello che verrà scritto cosa si potrà fare.
E a due settimane invece dalla riapertura dei locali pubblici in municipio, a Montecchio si fa il punto con i gestori, sinergia con la polizia locale per controlli e plateatici gratuiti per aiutare la ripartenza. Controlli di polizia locale non solo all'esterno dei locali, ma se necessario anche all'interno per limitare il rischio di assembramento. Lo hanno chiesto gli stessi esercenti dei locali pubblici in un recente incontro che si è tenuto in municipio, convocato dall'amministrazione pubblica. Il controllo è importantissimo perché da parte nostra, che non siamo un'autorità, possiamo dare dei consigli, possiamo avvertire tutte le persone di quello che vanno incontro, di cosa devono usare, ma il controllo di una divisa è totalmente diverso. A due settimane dalla riapertura il confronto è stato importante per trovare tutte quelle strategie che possono consentire ai locali di lavorare con maggiore serenità. I controlli che vengono fatti noi li facciamo già attraverso la polizia locale. D'altra parte loro hanno messo in campo la loro disponibilità ad essere parte attiva, quindi a far loro dei controlli. Per i titolari di bar e ristoranti poi arriva la disponibilità dell'amministrazione a concedere gratis il plateatico esterno o ad ampliarlo senza spese. Stare fuori è più facile ed è meno contagioso, per cui aspettiamo tutti quelli che vogliono avere o poter usufruire di questa opportunità, visto che comunque la richiesta è gratuita, non c'è la TOSAP da pagare, più spazio ai bar, più spazio alla vita e alla normalità in Comune Montecchio Maggiore. Ogni sforzo viene fatto per garantire il distanziamento sociale, ma anche per mettere in moto l'economia del paese, che ha sofferto dure perdite durante il periodo del blocco forzato delle attività. Rieccoci in studio dopo la pausa pubblicitaria per parlare di cultura e di teatro. Questa mattina la presentazione del ciclo degli spettacoli classici all'Olimpico. Sta seguendo la presentazione per noi il collega Andrea Ceroni, con lui ci colleghiamo immediatamente. Andrea. Sì, buongiorno. Presentazione del 73° ciclo di spettacoli classici all'Olimpico. Il titolo è Nostos, il viaggio, il desiderio del ritorno, la nostalgia. Non poteva che essere l'attualità drammatica che abbiamo vissuto a caratterizzare questo ciclo di spettacoli classici, che però riparte, ed è questa la grande notizia. Dal 25 settembre al 23 ottobre saranno 19 repliche, 8 i titoli, di cui 6 in prima nazionale, 100 persone all'interno dell'Olimpico, 50 nel giardino del teatro dove ci saranno altre produzioni, questi i numeri massimi previsti. Per quanto riguarda il primo spettacolo, La signora Dalloway, testo e regia di Giancarlo Marinelli, poi ci saranno tra gli altri Romina Mondello, Anna Galiena, i dialoghi shakespeariani e tante altre produzioni di cui parleremo diffusamente questa sera. Grazie Andrea. Allora noi in studio con un ospite davvero molto gradito, perché so che ha dovuto fare le corse per arrivare qua, il direttore artistico Giancarlo Marinelli. È appena stato in Olimpico a presentare questa stagione, adesso ci aiuta a capire. Intanto partiamo dal titolo, Nostos, cosa vuol dire? Nostos è il ritorno di Ulisse a casa. Io ho pensato insieme a tutta la mia squadra di collaboratori in questi mesi di isolamento, che in verità la casa degli uomini non è l'indirizzo civico delle nostre abitazioni. La casa degli uomini è quel luogo in cui ci incontriamo, in cui gli amori, le idee, le coscienze si sfidano, si sfiorano, si intersecano. Il pubblico non si aggrega, si fonde in un teatro. Nostos, il ritorno a casa, è idealmente il ritorno alla casa degli uomini, il ritorno al luogo sacro della nostra identità, l'Olimpico di Vicenza. L'Olimpico di Vicenza, avevamo vissuto una stagione meravigliosa lo scorso anno, una stagione a sua firma, che aveva però avuto il merito di far tornare il pubblico vero. Io ho visto ragazzi, ho visto scolaresche tornare a vedere i classici in Olimpico, ho visto turisti, ho visto tornare finalmente la passione, non solo per quel gioiello che è l'Olimpico, ma anche per quello che vi si rappresentava all'interno. Poi è arrivato il Covid e una stagione che forse era ben avviata o già scritta si è dovuta reinventare. In che modo?
Ha perfettamente ragione, i dati e i risultati dell'anno scorso erano stati una sorpresa meravigliosa anche per chi vi parla. In verità, in particolare l'anno scorso, chi ha guidato quel gioiello meraviglioso che è l'Olimpico era stato guidato da una squadra di collaboratori, di tecnici che l'avevano veramente protetto. Quest'anno toccava a me proteggere i lavoratori dell'Olimpico e in tutta la mia mediocrità ho cercato di farlo fino in fondo, fino all'ultimo. La stagione è una stagione che per adesso, io spero, deve fare i conti con tutta una serie di restrizioni legate al pubblico, ma io dopo aver passato tante tenebre, come tutti noi, voglio essere fiducioso. Secondo me a settembre l'Olimpico potrà riaprire completamente al pubblico. Ne saremo fuori. Sì, io voglio pensare che sia così. E in ogni caso abbiamo trovato un sistema, il sistema che piano piano racconteremo durante questi mesi. Si dice sempre che la montagna non va da Maometto, quindi Maometto deve andare alla montagna. No, la montagna in questo caso comunque andrà da Maometto. L'Olimpico tornerà ad essere la casa di tutti noi. Raccontiamo un po' cosa vedremo, cosa ci sarà in questa stagione. L'apertura, mi pare di capire, venerdì 25, un testo scritto e diretto da Giancarlo Marinelli, La signora Dalloway. Era il romanzo preferito di mia madre. Si torna sempre a casa e quindi si torna alla casa della madre, direbbe Freud quando raccontava il Nostos. La signora Dalloway è un grande classico della letteratura mondiale che incredibilmente racconta di quello che stiamo vivendo. C'è un pezzo di società della Londra di allora, del 1923, che quel giorno, il 13 giugno del 1923, riparte dopo la prima guerra mondiale, ma dopo l'influenza spagnola. Clarissa Dalloway, certo, si è appena ripresa dall'influenza spagnola ed è un ritorno, un nostos alla vita. Un grande cast, tranne la regia, chi l'ha scritto. È troppo modesto. Anna Galiena, Ivana Monti, Romina Mondello, Fabio Sartor, Ruben Rigillo, Fabrizio Bordignon, la multivisione di Francesco Lopergolo. Insomma, è un modo per raccontare di noi, ma non con la frontalità di una tragedia, ma con la leggerezza vagante che soltanto un genio come Virginia Woolf poteva tramandarci. Però se non si fa memoria non si supera nessun'altra emergenza. Imparare dal passato, vedere che effettivamente vicende come quelle che abbiamo vissuto, epidemie, ci sono già state nel passato, in qualche modo consola ed è un'altra delle grandi funzioni del teatro. Lei ha perfettamente ragione, sottoscrivo proprio a pieno quello che ha detto. Bergson diceva che una coscienza senza memoria è come una farfalla che dura un giorno e poi muore, ed è proprio così, ha ragione. Il confronto con le tragedie simmetriche per quanto riguarda le modalità del passato ci aiutano a capire le nostre e possibilmente anche a superarle. Quest'anno il manifesto dell'Olimpico, del Nostos, vede l'Olimpico messo in una sorta di scoglio che stiamo raggiungendo dopo un mare in tempesta. Io vedo la terra ferma e l'oro fermo dell'Olimpico molto più vicino di qualche mese fa e questo mi riempie di orgoglio e di felicità. Senta, lanciamo un messaggio a chi dice o pensa ancora scioccamente, come potrei fare io, che i classici sono solo tragedia, sono solo sofferenza, sono solo noia. C'è anche intrattenimento. È verissimo, quest'anno tra l'altro abbiamo una Clitennestra con Anna Zago, Giorgio Montefoschi che ci parla del rapporto fra Elena e Penelope, abbiamo Andrea Pennacchi che racconta l'Odissea di Omero, abbiamo Ivana Monti che invece farà Ecuba, già affrontata l'anno scorso da Elisabetta Pozzi, insomma Ivana che secondo me è una delle meraviglie del teatro italiano, attrice che io ho diretto in tanti spettacoli che dirigo anche nella signora Dalloway. È verissimo, il teatro classico nasce proprio come confronto con il tempo, quindi era il passatempo per i greci d'allora, quando certo, giustamente lei dice che è intrattenimento, ma è l'intrattenimento più alto, cioè ci racconta il tempo che passa.
Non è un caso che veniva ambientato sempre in questi meravigliosi anfiteatri dove lo spettacolo del sole che nasceva o moriva si intersecava. Sto vedendo Taormina. Esattamente, con quello della battuta del personaggio che nasce e che muore. C'era una corrispondenza fra l'emersione, l'affiorare della storia e l'affiorare della natura. E questo fa del classico qualcosa che è sempre davanti a noi. Senta, lei è anche commentatore delle vicende cittadine da molto tempo sul Giornale di Vicenza, noi la leggiamo con curiosità e con attenzione. Ha per caso seguito questa vicenda del cambio del regolamento comunale per cui non bisogna più firmare di essere antifascisti per avere un spazio pubblico? Questo sta creando non poca tensione in città e discussione. Mi piacerebbe avere un suo parere. Sono sempre questioni molto spinose. Guardi, io penso che ho scritto anche un libro su i miei avi. Deve sapere che io ho avuto un nonno che non ho mai conosciuto, che è stato uno dei fondatori dell'ideologia fascista in Veneto, mentre mio zio, suo fratello, era un marxista convinto. Voluto vedere una cena di Natale esatto, a casa. E non c'è stata sì. Per tanto e tanto tempo, anche se poi ho scoperto che sono sempre difesi. Io penso che si debba stare attenti a una cosa però, a guardare alla storia non con gli occhi della faziosità, a guardare alla storia con gli occhi degli uomini che l'hanno vissuta. Uno storico antifascista diceva che il fascismo lo si può capire soltanto non se si guarda l'albero nella sua interezza, ma se si guarda ogni singola foglia che l'ha composto. L'antifascismo è diventato una categoria, il fascismo moderno altrettanto, la libertà di raccontarli, la libertà, la luce nell'affrontarli come foglie e non come tronchi malati è qualcosa che purtroppo c'è ancora molto distante. Grazie davvero di essere stato con noi. Se vuole rimanga, noi ci vediamo un servizio dedicato ancora alla promozione in Serie B del Vicenza. Arriverà anche il momento di festeggiarla la Serie B del Vicenza. Intanto possiamo già goderci il risultato e cominciare a sognare. Abbiamo un piano quinquennale e ovviamente il prossimo passo è quello successivo ed è quello di arrivare in Serie A. Un sogno insieme ai nostri tifosi, insieme alla nostra società, che è nel medio e lungo termine di poter portare Vicenza in Serie A. Queste le parole dei protagonisti. Adesso vogliamo sentire anche la voce di voi tifosi biancorossi. Domenica sera su TVA a partire dalle 21 uno speciale TVA Notizie in diretta tutto dedicato alla promozione dell'Ane e alla stagione che arriverà. Ospiti in studio e collegamenti speciali. Potrete intervenire telefonicamente e anche inviando messaggi, WhatsApp e SMS. Un appuntamento per celebrare la vittoria del campionato, ma soprattutto per immaginare la prossima avventura biancorossa. La squadra, il mercato, lo stadio, la presenza dei tifosi con le nuove normative, le ambizioni. TVA Notizie speciale, domenica sera su TVA. Nostro modo di festeggiare, voi invece continuate a farlo mandandoci video e foto della vostra gioia. Noi ci vediamo 19:25 questa sera e intanto guardiamo le vostre dimostrazioni di gioia. Arrivederci. Thank you.
Vicenza, riparte! Vieni in città e parcheggia con l'app IM Facile e approfitta delle promozioni sulle tariffe della sosta. www.immobilita.it